Ricordando Nene numero 24. Ai prati del Talvera, precisamente ai campi da baseball, si ricorda Daniele Della Iti, meglio conosciuto come Nene, giovane prematuramente scomparso il 27 gennaio del 2013. A lui è stata dedicata anche la curva dell'Hockey Club Bolzano, la Nene e Miki, per l'appunto. Lui, simbolo della passione per il baseball e l'hockey, oggi è ricordato dagli amici e familiari che ogni anno organizzano questa manifestazione, il cui ricavato viene devoluto ad una onlus. A ricordare Chiara Nene lo ha fatto ai nostri microfoni il fratello Mauro. No, l'ultima sera si era insieme, abbiamo fatto festa, siamo andati a dormire e alla mattina non c'era più. Questa è un po' la storia di Nene. Adesso se vi guardate intorno, guardate gente che c'è oggi, gente che viene da Vicenza, da Modena, Bologna, Trento, Bressanone, Rovigo, Bologna, tutti, guarda, questo ti dice un po' la grandezza, la bontà, no, del fratello. Beh, Nene oltre che un fratello è stato un compagno di vita, un collega, un amico, l'altra 50%. E lo festeggiamo così, infatti facciamo una formula di gioco molto semplificata perché non vogliamo un torneo per professionisti, perché Nene giocava a un livello nazionale, si vuole proprio un concetto di festa, regole semplificate, sorriso per tutti, questo ricordo, un po' di buona musica. Come detto, anche quest'anno il ricavato di questa giornata sarà devoluto ad una onlus. Quest'anno abbiamo scelto il sorriso. Crediamo molto in questi ragazzini che hanno veramente serie problematiche. Noi con il nostro piccolo, l'anno scorso abbiamo fatto i bambini autistici con l'associazione Il Cerchio. Quest'anno abbiamo l'associazione Il Sorriso, bambini down. Con un sorriso di Nene possiamo fare tante cose.